come vedete sta. Ecco Augusta che parte. E poi Augusta! Wow! È partito! Guarda, bellissimo! Che calma di rete! È figata! Wow! Allora, ciao Ezio, buon pomeriggio a te e alle persone che ascolteranno il nostro dialogo. È passata una settimana da quando abbiamo fatto il lancio del pallone sonda e adesso è il momento di cominciare a fare il punto della situazione, perché insomma abbiamo avuto il tempo di riposarci un po'. Io sono tornato relativamente da poco pure a casa. Tu hai viaggiato pure per più di 1000 chilometri per poter venire a fare questo esperimento ad Ancona, vicino Ancona, insomma. E allora, intanto ti saluto e voglio dirti che per me è stata un'esperienza molto importante, senza dubbio. Ciao Agostino, ben ritrovato. E sì, è stata un'esperienza, come hai detto tu, importante, è stato importante non solo per noi, ma io penso che sia importante per tutte quelle persone che in un certo senso vedono nelle versioni ufficiali di dottrina, ci vedono qualcosa che non va, e quindi non dimentichiamo che questa sonda, questo lancio, è stato il primo pallone aerostatico mandato in orbita nella stratosfera da chi mette in discussione il modello a globo terrestre. Quindi comunque sia è un Guinness non riconosciuto, ma comunque un Guinness, un primato già di per sé. Sì Ezio, assolutamente. Abbiamo fatto questo lancio in Italia perché insomma noi cerchiamo di capire come hanno fatto soprattutto gli enti governativi a raggirarci, visto che già a terra noi abbiamo misurato l'assenza di curvatura della terra. Quindi noi abbiamo, insomma, abbiamo per tua iniziativa, insomma, tu come amministratore del gruppo Terra Magic hai preso l'iniziativa di fare la raccolta delle adesioni di tante persone. E quindi io ti voglio chiedere innanzitutto quante sono state le persone che hanno aderito. Insomma, in modo da avere così, da chi ci ascolta, poter avere un'idea, insomma, dell'interesse che ha riscosso questo esperimento, perché così lo possiamo chiamare. È stato un esperimento diretto che abbiamo fatto. Sì, sì. Avevo dimenticato di dirti che comunque sia, ripeto, è stato un Guinness, ma un Guinness italiano, quindi, perché penso che ci siano stati altri flat earther che hanno già lanciato sonde. Quindi io mi riferivo al fatto che siamo stati i primi flat earther, terapiatisti o persone, diciamo, che non credono più nella favola del globo, insomma, a lanciare un pallone aerostatico in Italia. Quindi il Guinness è questo, il primato è questo. E sì, abbiamo deciso di nel gruppo Terra Magic abbiamo deciso di avviare la raccolta per fare questo esperimento qui, e all'inizio si era pensato di mettere 10 euro per uno fino al raggiungimento del budget. Quindi prima avevamo calcolato un budget
per far partire questi palloni, che era di circa 1.300 euro, se non erro, e quindi di trovare esattamente 130 persone, o 150 a seconda, per lanciare il pallone. Poi alla fine siamo rimasti circa, cioè siamo arrivati a un'ottantina di persone perché ci sono state persone, membri del gruppo, che hanno deciso di mettere più di contribuire con più di 10 euro. Quindi ci siamo fermati prima nella raccolta perché abbiamo raggiunto prima il budget. Anzi, ti dirò, sono avanzate poi alla fine 80 euro che abbiamo quel giorno stesso, come ben ricorderai, li abbiamo spesi per comprare da bere perché faceva molto caldo e nell'attesa, quando aspettavamo che la sonda ritornasse giù, insomma, ci siamo dissetati e abbiamo assistito al piacevole spettacolo anche che Daniele e Luigi hanno fatto per noi, lo spettacolo di magia e di mentalismo che è stato molto bello, accompagnata giustamente, accompagnati dagli abbeveraggi che noi stessi abbiamo contribuito a comprare. È stata comunque una grande esperienza, davvero, davvero bellissimo. Allora, bene Ezio, una ottantina di persone sono quelle che hanno aderito, che hanno versato effettivamente la quota. Quindi, naturalmente ci sono tutte le altre persone che, pur non avendo versato la quota, insomma, ci hanno dato consigli oppure hanno collaborato e collaborano con noi per diffondere i risultati di questo esperimento. E se non altro, sarà uno spunto pure per loro per quando vorranno fare questa stessa esperienza che abbiamo fatto noi. In particolare mi riferisco, Ezio, all'altro gruppo di terrapiattisti, Flat Earth Italia, che attualmente si chiama Flat Earthers, qui uno degli amministratori è Alex Semiase. Allora, Alex è una persona con cui ho collaborato per diversi anni nell'ambito della ricerca sulla terra piatta. E lui in particolare mi ha detto che non ha partecipato per vari motivi, insomma, pubblicherò il dialogo che ho fatto con lui anche qui di seguito. E giustamente mi diceva che lui, pur non potendo essere presente alle varie iniziative che vengono fatte in tutta Italia riguardo alla terra piatta, le conferenze, incontri, eccetera, eccetera, lui condivide pienamente quello che noi abbiamo fatto. Non solo, mi ha detto che intanto è lieto di poter insomma diffondere le informazioni riguardo a quello che noi abbiamo fatto. Quindi, per quanto mi riguarda, è un atteggiamento assolutamente positivo, come magari c'erano stati prima degli screzi tra questi due gruppi, ma adesso io sono proprio contento che ci sia questa armonia e questa voglia di puntare alla causa, cioè a fare la ricerca, non tanto agli aspetti personali, anche perché di personalismi non vorrei parlare, perché io obiettivamente personalismi non ne vedo in questo caso. C'è la voglia, la volontà di arrivare al punto, e il punto sono gli esperimenti concreti, fatti direttamente, ed è questo che noi abbiamo fatto. Ecco, questa è la cosa fondamentale per come la vedo io. Quindi volevo farti accenno a questo discorso di Alex, che insomma ha avuto una certa apertura riguardo a quello che abbiamo fatto noi, quindi pur non essendo presente, lui ne condivide idealmente. Ne condivide
come dire, ne condivide l'iniziativa, insomma, a livello ideale. La cosa importante in questa cosa, Ezio, è che non ha rilievo chi partecipa o chi non partecipa, perché quel che ci importa è non tanto i soldi e la quota di adesione, perché insomma l'importante è il ritenere che sia necessario, che sia importante fare questi esperimenti e che non ci si debba fidare degli organi governativi che con NASA ed ESA hanno diffuso delle cose assolutamente, delle informazioni assolutamente discutibili. Allora, Agostino, per quanto riguarda il fatto di dire che non sia importante contribuire economicamente, permettimi di sollevare obiezioni perché questa tua affermazione, e guarda, io te lo dico con affetto, ci siamo conosciuti, sei una persona squisita e davvero genuina, quindi sei quello che sei, non hai maschere, sei una persona alla mano, è umile, sei una bravissima persona. Quindi quello che te lo dico con umiltà, quindi rivolgendomi proprio all'uomo, e io ti dico che i soldi invece sono importanti. Te lo dico perché ho visto con quanta fatica siamo riusciti a raggiungere questa cifra qui. Perché all'inizio chiedere 10 euro, molti ci hanno detto no per varie difficoltà, per varie. E comunque sia, se non si raggiungeva la cifra, il progetto non si faceva. Quindi a monte bisogna dare, come dire, gloria a tutte quelle persone che hanno creduto nel progetto, ma non solo ideologicamente, anzi, in primis vanno riconosciuti i meriti a quelle persone che hanno creduto e hanno messo i 10 euro. Poi, a maggior ragione, quelle che hanno messo ancora di più di 10 euro, perché hanno reso possibile, hanno reso materiale una nostra idea. Quindi sono persone, io ho ascoltato ad esempio persone che dicevano: io non sono nella possibilità economica di poter investire 10 euro, io questo le posso capire. Però ci sono persone che hanno detto tipo: io non raccolgo soldi, e no, noi nei gruppi non raccogliamo soldi. Ecco, e quindi queste persone hanno preso le distanze dal progetto. E quindi no, non posso non come dire, mettere in secondo piano oppure valorizzare il fatto che qualcuno magari abbia detto, cioè in un primo momento abbia preso le distanze del progetto e poi dopo abbia visto i risultati e quindi abbia valorizzato lo stesso progetto. Io ti parlo in maniera proprio onesta, sto parlando nel caso di Alex, cioè l'apertura che Alex ha fatto nel progetto dopo i risultati ottenuti è stata un'apertura che io ho apprezzato tantissimo, però non è grazie a Alex che si è fatto il progetto, quindi, perché se tutti fossero stati come lui all'inizio il progetto non sarebbe decollato. Quindi, dobbiamo dire grazie a queste 80 persone che hanno creduto nel progetto e dobbiamo dire grazie anche a chi oltre a crederci poi è venuto, è stato presente. E eravamo una quarantina di persone e dobbiamo dire grazie a Danilo che ha messo a disposizione la location, ha messo a disposizione anche la sua casa per poterci sedere, rinfrescarci. Dobbiamo dire grazie a Matteo con i suoi preziosi consigli. Dobbiamo dire grazie anche a te perché quando sei intervenuto, anche tu, se ricorderai bene, abbiamo fatto quel famoso calcolo dove usciva quel numero nefasto e dopo lo vedrete nel documentario, insomma. E aspetta che ti faccio un altro audio. Ti dicevo, io apprezzo che adesso Alex Miase abbia fatto questa apertura, l'apprezzo tanto e mi ha fatto davvero tanto piacere. E credo che ci siano state incomprensioni, e più che altro pregiudizi da parte di Alex,
anche se non mi ha mai conosciuto, non ha mai, non, tra noi direttamente non c'è mai stato nulla, quindi, però ho notato che ci sono stati dei pregiudizi che sembra che adesso lui voglia mettere via e partire di buona lena, cioè insieme per sperimentare. Perché la cosa importante, come dicevi te, è comunque sperimentare, fare esperimenti. Quindi il progetto ATI con la sonda Augusta è stato il primo progetto e quando abbiamo recuperato la sonda abbiamo recuperato anche il materiale. Quindi ci è ritornato il materiale, le attrezzature e da quello possiamo partire per fare dei nuovi progetti. Quindi abbiamo già qualcosa, abbiamo già delle basi. Ecco, però appunto tengo a precisare che quando faremo nuovi progetti serviranno nuove risorse economiche e serviranno persone che vogliano sposare il progetto ma siano anche disposti a contribuire. Cioè, sia ben chiaro, io non ho fatto il cassiere onde evitare che qualcuno dicesse no, lui vuole mettersi i soldi in tasca, non sono stato io il cassiere e è stata una decisione ottima perché ho potuto spingere le persone a contribuire, quindi io ero quello che rompeva le balle, dicevo a tutti metteteci qualcosa perché il cassiere è stato il nostro grande Daniele Lepantini e niente, questo. Eh sì, beh, Ezio, capisco perfettamente quello che dici tu. Io ho, come dire, logicamente commesso un errore, insomma, che tu bene hai fatto a correggere, ma le mie erano parole, come dire, di più che altro di speranza e comprensione, voglio dirla così, la cosa. Cioè, giustissimo quello che dici tu, che se non ci sono le persone che mettono i soldi, non ci sono le persone che poi si presentano lì per fare il lancio, non si fa il lancio. Questo è assolutamente, come dire, corretto quello che dici tu. Voglio dire, io sono stato presente oltre a mettere la quota, quindi volevo un po' minimizzare questa differenza qui, nel senso che sì, i meriti ci sono, ma quando ad esempio una persona come Alex si mette a disposizione e dice vabbè, anche dopo, non è, anche dopo, ecco, questi sono i fatti, cioè sono i fatti oggettivi. Cioè, io apprezzo, come hai detto tu, apprezzo questa disponibilità e questa apertura. Non è da tutti perché poteva benissimo, non avendo contribuito, poteva dire no, basta, io mi impunto e nemmeno vi do diffusione di questa informazione, di questi video che avete fatto voi, di questo esperimento. Io dico, per quel che una persona aiuta, per quel che una persona contribuisce, è sempre benvenuto. Certamente, cioè, come dici tu, va riconosciuto e penso che anche Alex stesso lo riconoscerà, se era per lui, come hai detto tu, non si faceva questo lancio. Lui mi ha detto che aveva intenzione di fare un lancio dove lui poteva essere presente. Ecco, siccome lui non poteva essere presente, ha deciso di non dare la quota. Cioè, questa è una cosa opinabile, lui ha scelto così. Però, cioè io guardo agli aspetti positivi, spesso. Cerco di accogliere il contributo positivo che ognuno può dare, pur riconoscendo giustamente quello che hai detto tu, non fa una piega, Ezio, non fa una piega. Ah, a proposito degli abbeveraggi, ti volevo chiedere, ma poi gli ha dato la birra al cane? Allora, sì, ci troviamo in linea e come dicevo nel progetto ATI, nei futuri progetti che faremo, ATI non è un nome, significa appunto Associazione Terapeutisti Italiani, ma è un nome generico, non è una vera associazione perché materialmente non c'è, però appunto l'idea è quella di creare un'associazione culturale dove possano confluire tutte le persone che vogliono contribuire empiricamente
fare progetti per cercare di dare una risposta alternativa a quella della dottrina, anche perché noi non vogliamo lanciare nessun guanto di sfida alla scienza, cioè la scienza fa la sua parte, fa il suo gioco, costruisce la sua favola, come già ti dissi, è come fare il discorso di un autore di Stephen King, ci scrive il suo libro, inventa i suoi personaggi, te non puoi dire a Stephen King, magari, che in quel libro lì è impossibile che tipo l'asino voli, no? Stephen King ti direbbe, io ho scritto io il libro, ci metto tutti le cose impossibili, cioè è mia, la storia è mia, l'ambiente è mio e le leggi della fisica sono mie, quindi siccome la scienza, io ti parlo della scienza moderna più che altro, ha teorizzato questa sfera a globo, ha cercato poi in tutti i modi di giustificarla e quindi noi non ci mettiamo a fare una sorta di gara contro la scienza, altrimenti cadremo nella stessa logica, cioè cadremo nella stessa favola, noi semplicemente decidiamo di non credere più in quella favola oppure di credere appunto che quella realtà che ci propinino non è una realtà vera ma è una favola e sperimentiamo, quindi diamo il via a esperimenti che dimostrino in realtà con fatti empirici quello che diciamo e che ti dicevo. Vedremo nel caso di Alex se nel futuro, nei futuri progetti sarà dei nostri e quindi sarà un fatto empirico a dimostrarlo. Come è empirico che Concetta ha dato la birra a Buzz, il cane, ed egli l'abbia bevuto. Allora, con questo cane, con il cane alcolico, concludiamo la prima parte, insomma, relativa a questo discorso. Il cane l'hai chiamato Buzz, riferito a Buzz Aldrin, immagino, l'astronauta della NASA che è sbarcato sulla Luna, che sarebbe sbarcato sulla Luna, per meglio dire. Allora, Ezio, passo a un altro discorso importante che riguarda l'apparecchiatura che noi abbiamo utilizzato per fare questo esperimento. In particolare, noi, oltre ad aver inserito la telecamera, quella normale, noi abbiamo inserito una telecamera GoPro. Sostanzialmente si tratta di una telecamera con obiettivo grandangolare che permette una visione, insomma, con un angolo, un'apertura maggiore, ma noi non l'abbiamo fatto per questo, perché gli obiettivi grandangolari solitamente si utilizzano negli ambienti con profondità piccola, in modo tale da poter avere grande angolo di visuale e quindi dare l'idea, insomma, della visione diretta all'interno di quei luoghi, di quelle stanze, di quelle grotte, ad esempio, no? Dove si utilizzano questi obiettivi. Questi obiettivi hanno caratteristica che sì, ti danno una visione angolare maggiore, però creano una distorsione delle linee prospettiche, insomma, quindi incurvando l'oggetto che viene osservato. Allora, l'idea era quella di inserire un'altra telecamera aggiuntiva in modo tale che noi volevamo confrontare il nostro filmato normale con quello che viene proposto dagli enti spaziali, dalla NASA e dall'ESA, l'ente spaziale europeo, in questa maniera noi avevamo un riscontro
un riscontro per poter mostrare che quel che loro ci fanno vedere, ovvero l'orizzonte curvo, in realtà la GoPro, cioè la telecamera grandangolare, non mostra solamente che c'è una forma sferica della Terra, perché noi anche nella nostra telecamera GoPro abbiamo visto che la Terra è sferica, secondo ciò che vede questa telecamera, ma non è soltanto sferica. Poi, quando oscilla, la Terra diventa piatta, e quando oscilla ancora più in basso, la Terra diventa concava, a scodella, insomma, no? Allora, cosa possiamo dire in maniera assolutamente provocatoria? Che la Terra è sia sferica, sia piatta e sia concava. Ognuno scelga quello che gli pare più ragionevole. Quindi, a questo punto ci sono tre prospettive differenti. Quindi, ognuno, osservando, il video che inserirò io in questo video stesso che stiamo facendo, che poi sarà inserito pure, nel documentario del gruppo Terra Magic, del gruppo ATI, insomma, si vede quel che fa la telecamera grandangolare. Noi l'abbiamo inserita pure all'interno del nostro pallone sonda proprio per verificare che gli enti spaziali prendono un solo scatto, quello della distorsione sferica. Ecco, naturalmente la telecamera aggiuntiva è stata inserita con questa finalità, ma poi, insomma, c'è anche il vantaggio che nel momento in cui possono andare in avaria o ci possono essere problemi con una telecamera, noi abbiamo sempre un'altra che riesce a filmare, un po' come le ali dell'aereo, che insomma, i motori dell'aereo, che se se ne ferma uno, c'è l'altro motore che insomma dà la possibilità di atterrare a questo velivolo. Insomma, quindi Ezio, io adesso voglio inserire in maniera provocatoria, voglio inserire i fotogrammi che si possono vedere dal momento che non abbiamo ancora i video disponibili perché erano di altissima definizione quelli che abbiamo fatto e quindi c'è necessità di fare delle compressioni opportune per poterle rendere caricabili. Insomma, si parlava di diversi gigabyte ogni 10 minuti, intorno a 4 gigabyte ogni 10 minuti. Quindi c'è necessità di fare questa rielaborazione dei video perché caricare 4 gigabyte su YouTube è impossibile per soli 10 minuti. Insomma, il filmato è durato, insomma, quel che è durato, quindi facendo un po' i calcoli diventa una cosa assolutamente improponibile. Quindi, nel frattempo, io ho estratto dai filmati, mentre aspettavo l'aereo, ho estratto dai filmati, aspettavo il giorno prima, intendo che aspettavo che il giorno dopo dovevo partire e prendere l'aereo. Allora, ho estratto dei fotogrammi e questi voglio mostrare. Quindi ce n'è per tutti, Ezio. Cioè, chi vuole ritenere che la Terra è sferica, ebbene, questa telecamera mostra che la Terra è sferica nella registrazione. Ma la stessa telecamera, oscillando, mostra che la Terra è piatta. La stessa telecamera mostra che la Terra è concava, a scodella, così come sosteneva Dharma tempo fa quando ci ho parlato. Non resta a questo punto altro da fare a chi osserva questi nostri fotogrammi che dire: aspetta un minuto, voglio cercare di vedere io personalmente come la Terra, visto che ci sono queste tre forme e tutte e tre si visualizzano. Ma non è che niente niente la NASA o l'ESA possono fare questa distorsione delle immagini? Ecco,
possibile, non si può escludere, senza dubbio, cioè, dico non si può escludere perché noi abbiamo delle prove evidenti che abbiamo trovato negli anni che sono state fatte queste distorsioni e sono state fatte queste rielaborazioni delle immagini. Ma io voglio essere assolutamente provocatorio in questo caso, perché l'atteggiamento provocatorio, in senso buono, è costruttivo in questo momento. Fermo restando, Ezio, che invito tutti a fare la verifica di curvatura, il calcolo di curvatura, come può essere fatto, insomma, grazie al teorema di Pitagora, osservando degli edifici oppure delle località a terra, a livello del mare, o tra una costa e l'altra, oppure da una costa osservando un'isola, e in questa maniera è possibile verificare che la terra è piatta, perché non dovrebbero essere visibili certe località, non dovrebbero assolutamente essere visibili se ci fosse la curvatura che ci hanno raccontato nei libri di geografia astronomica alle scuole superiori. Allora, Agostino, sì, mi trovi in linea col tuo ragionamento. Il discorso è questo, che abbiamo una visuale del mondo vista da, no, cioè da 35 km, che è la 35, quasi 36 km, che è l'altezza raggiunta dalla sonda Augusta, che ci fa vedere un mondo. Innanzitutto di una straordinaria bellezza. E le immagini in alta qualità sono davvero vive, sembra di starci dentro. La sonda quando attraversa le nuvole è davvero meraviglioso. Come hai detto tu, sono di diversi gigabyte, ogni filmato sono quasi 4 gigabyte, sono 3,47 gigabyte. E quindi per elaborarli cioè, comporta un po' di tempo. A fine settimana dovremmo aver completato il documentario così che tutti possano vedere le immagini. Sono più di 2 ore di filmato, 2 ore e 20 più o meno, e quindi tutti potranno vedere con i propri occhi. Sì, come dicevi te, la curvatura la vedi in tutti i modi. Se la ragioni sotto l'aspetto della GoPro, puoi vedere una curvatura all'ingiù, puoi vedere una curvatura all'insù e puoi vederci anche la terra piatta. Ecco. La GoPro ti fa vedere tutto quello che vuoi, però appunto in primis ti fa vedere un mondo, il nostro mondo dal di fuori ed è una cosa meravigliosa. E infatti è su questo che vorrei puntare, non divisioni interne, perché tra noi ci sono persone che hanno una consapevolezza adesso che si sposta verso un mondo. Verso un piano più, come dire, cosmocentrico, come Dharma o come Danilo Shimshon, non so qual è il suo vero nome, così, che comunque saluto, e loro sono più legati a questo tipo di consapevolezza. E che quindi quello che non dobbiamo fare è creare divisioni interne, ma cercare appunto di essere uniti nella voglia di co conoscere, sperimentare e arrivare quantomeno a delle risposte che ci diano più soddisfazione di quelle della dottrina, ecco. Non deve assolutamente essere una guerra tra chi crede che la Terra sia piatta e chi invece crede che la Terra sia concava o convessa. Anzi, secondo me, il nostro sperimentare deve lasciare aperte tutte le possibilità e quindi lasciare spazio di espressione anche a chi crede che la Terra non sia piatta, ma sia tipo convessa o concava o cosmocentrica. E tutto purché si cerchi di far luce su che forma abbia davvero il nostro mondo, che di sicuro non è quella palla sospesa nel vuoto. E le nostre ricerche dovrebbero convergere tutte quante poi alla fin fine
a quella è di riuscire a capire cosa c'è dietro i limiti esterni del nostro mondo, cioè il limite nord e il limite sud, cioè il polo nord e il polo sud. È utopica come cosa, ma appunto tutti noi dovremmo cercare di concentrare le ricerche anche su questo, cioè capire cosa c'è dietro i poli, il polo sud e il polo nord. Parliamo ipoteticamente dei poli geografici, no? Su proiezione a globo, quindi capire cosa ci sia dietro questi poli o sotto, dentro, ci avvicina sempre di più poi a capire su effettivamente in che mondo, su che mondo viviamo. Quindi magari, io dico per assurdo, no? Questo nostro progetto, questo nostro gruppo ATI potrebbe crescere un domani e accogliere tante di quelle adesioni che potrebbero permetterci anche un sorvolo dei poli, potrebbe essere come dire, una bella prova di cosa ci sia oltre. Ma appunto non addentriamoci in questi discorsi che davvero sono lunghi. Io ho anche scritto il libro Mondi oltre i poli, Terra Magic Mondi oltre i poli, che potete trovare su Lulu, dove cerco di fare un riassunto su quello che è stata l'esplorazione dell'Artide, dell'Antartide, e su cosa ci possa essere dopo, sotto, sopra. Appunto, viviamo in un mondo che può accogliere qualsiasi ipotesi, perché appunto la nostra missione dovrebbe essere quella di cercare di capire, di cercare di capirci qualcosa, perché sarebbe bello, ad esempio, che i nostri figli crescessero in un mondo ancora, avessero la certezza di vivere in un mondo che sia ancora da scoprire, piuttosto che in un mondo dove tutto è già stato scoperto e non ci resta che guardare lo spazio. Come dire, si pensa, in questi anni ai viaggi su Marte, ma empiricamente, voli polari, sui poli geografici non si possono fare. E quindi, mentre da una parte ci dicono di guardare verso l'infinito e oltre, dall'altra parte poi ci vietano di capire com'è davvero il nostro mondo. E quindi su questo che dovrebbero convergere poi tutte le divisioni, ma comunque che divisioni, ma che comunque dovrebbero trovare unità nel fatto che crediamo tutti che la Terra non sia una palla sospesa nell'infinito. Scusate il pippone. Ezio, ma non è stato tanto pippone, insomma, io ho seguito con tranquillità questo discorso che hai fatto tu, anche perché non fa una piega. Volevo dire una cosa, a proposito di Dharma, che pensa che la Terra sia concava. Noi siamo stati lontani dal creare divisioni tra queste varie posizioni nel momento in cui riteniamo che una persona sia in buona fede. Poi ci sono i disinformatori governativi, stavo dicendo, no? Ma questo ci porterebbe anche da un'altra parte a dimostrare che poi sono governativi, ma lasciamolo perdere questo discorso. I disinformatori di professione, chiamiamoli allora, quelli sono in malafede e c'è poco da discutere, mentre persone come Dharma o come Danilo, che pensano che la Terra sia concava, me lo ha detto direttamente Dharma tempo fa quando ne abbiamo parlato, allora noi accogliamo ben volentieri le persone come lei, perché se ha intenzione di verificarlo con noi, di fare gli esperimenti direttamente, che ben venga. Perché insomma, facendo gli esperimenti, e non soltanto questo esperimento, questo è soltanto il primo dei lanci che noi faremo. Questo lo abbiamo già fatto, ne faremo altri naturalmente, senza dubbio.
In questa maniera non c'è oltranzismo, noi non puntiamo all'oltranzismo, a dire ah, la terra è piatta, non si discute, e se vieni tu che pensi che è concava, noi ci inalberiamo. Non ci inalberiamo per nulla, perché anche noi pensavamo che la terra era sferica fino a non molti anni fa. Quindi, in questo caso, io penso che sia stata questa. Un traguardo, sia stato un traguardo la partecipazione di Dharma e Danilo, un traguardo molto importante che fa di noi delle persone aperte e delle persone tolleranti e non di certo intolleranti riguardo a posizioni differenti. Il punto centrale è fare gli esperimenti, non uno, ma tanti esperimenti riguardo alla forma della Terra. Alla fine arriveremo a vederne una forma della Terra, perché la Terra o è sferica, o è piatta, o è concava a scodella, non ci sono, non si scappa. Cioè, una è la forma, come la forma dei piatti è una, no? E la forma delle scodelle è una, quella è. Quindi, l'aspetto costruttivamente provocatorio è questo qui. Adesso noi abbiamo mostrato che la Terra è sia sferica, sia piatta e sia concava. Ognuno scelga la propria verità. Di sicuro adesso il fatto che noi non diciamo, vabbè, non diciamo è piatta. Noi diciamo, scelga ognuno la propria forma. E già da questa scelta è evidente, Ezio, che è ridicolo. Già la scelta stessa tra queste tre forme diventa ridicola, perché insomma questo non può che suscitare l'interesse nell'andare a verificare di persona, per andare a verificare di persona qual è effettivamente questa forma qui. Noi abbiamo mostrato che è possibile ottenere queste tre forme utilizzando delle telecamere con obiettivo grandangolare, quindi obiettivo fisheye, obiettivo GoPro, come lo si vuole chiamare, lo si chiama, insomma, un obiettivo deformante. Tant'è vero che Danilo, che come dicevi tu, ci ha ospitato e ci ha dato una importantissima mano per poter fare, diciamo, per poter fare tutte le procedure per il pallone, eccetera. Danilo ha scattato una foto dove si vede un palo della segnaletica, una foto con la GoPro. Si vede questo palo della segnaletica che è curvo, no? Non solo. Quando all'inizio c'è il lancio, abbiamo piazzato le telecamere per il lancio, casualmente si trovava lì una sedia e la sedia si vede che il legno della sedia è curvo. Per chiarezza, Danilo di cui parlo in questo caso non è Danilo Shimshon di prima, della Terra Concava, ma sto parlando di Danilo Ruggeri. Danilo Ruggeri, che è un pilota e quindi ha studiato all'aeronautico, poi è diventato pilota, ha preso il brevetto, eccetera, eccetera, quindi ci ha supportato non solo per il montaggio e tutte le parti, come dire, aerodinamiche, chiamiamole aerodinamiche, quindi del pallone, del paracadute, eccetera, ma ci ha supportato anche per quanto riguarda la richiesta dei permessi all'aeronautica militare e i permessi all'ente aeronautico civile, all'ENAC, ENAV, insomma. Danilo è stato un grande, come dici te, è stato il nostro uomo. Non smetterò mai di ringraziarlo per la sua ospitalità e per la sua disponibilità. Si è diviso in quattro per cercare di rendere possibile questo lancio. E sì, come dicevi, praticamente in Italia, come nel resto del mondo, si sta cercando di
portare come dico io, anche come ho sentito dall'amico Furatillo, si sta cercando di religionare questa teoria della flat earth, della terra piatta, quindi di portare la religione nella terra piatta. Infatti, le divisioni che ci sono state non sono state tanto tra chi crede nella terra piatta o nella terra convessa o concava, ma tra chi, ad esempio, io li ho chiamati bibbiaroli, tra chi cerca di portare il cattolicesimo nella terra piatta, o dall'altra parte ci sono gli spiritualisti New Age che cercano di portare questa filosofia New Age troppo spiritualista nella terra. In entrambi i casi si fa l'errore di cercare di religionare appunto questo concetto qua. No, no, noi siamo quelli, come ben dicevi te, che dicono sì, la terra è piatta, ma ci mettono una virgola dopo, nel senso che la consapevolezza di una terra piatta ci ha aperto gli occhi verso un mondo dove tutto è possibile, e un mondo magico, appunto. Diceva la buon'anima di Salvatore Paladino, faceva un esempio che ho scritto anche nel libro, preso come spunto. Lui vedeva una formica. Vedendo una formica che cercava di far entrare un pezzo di pane molto più grande della tana dentro, lui vedendo questa scena qui, lui fece una metafora tra la formica e l'uomo, cioè lui sostenne che la formica in quel momento, avendo una limitatezza visiva 2D e vivendo in un mondo 3D, cercava di far entrare, cioè non si rendeva conto che quel tozzo di pane non sarebbe mai potuto entrare in un buco. Ed è la stessa cosa noi, cioè noi abbiamo una visione tridimensionale del nostro mondo che in realtà invece si proietta su più dimensioni. Quindi quando stiamo qui a scornarci su che tipo di forma abbia il mondo, secondo me non è che ci differenziamo molto dalla formica, quindi quello che possiamo fare appunto è ricercare, ma quello che ci deve muovere è la voglia della ricerca stessa, non la voglia del risultato, perché è più importante il viaggio che la meta, e molto, molto probabilmente non riusciremo mai a raggiungere una meta, ma il viaggio deve essere, come dire, il fattore che deve spingerci, quindi non mettere dei punti, dei paletti, tipo la terra è piatta in nome di Gesù, o la terra è piatta, siamo tutti fratelli, volemose bene, in nome del New Age, ma appunto cercare, non smettere mai di sperimentare ed essere quantomeno moderati, cercare di essere quantomeno moderati e obiettivi, soprattutto onestà intellettuale. Come non condividere quello che hai detto, Ezio? Allora, sì, infatti, anche io ringrazio Danilo Ruggeri per l'ospitalità. Voglio aggiungere una cosa, una cosa importante riguardo al discorso che hai fatto tu. Il discorso che riguarda quelli che tu chiami sempre bibbiaroli. Allora, devo ammettere che sentirti dire bibbiaroli di presenza è molto più bello che sentirtelo dire così con il messaggio vocale. Allora, io posso dire che tu parli di bibbiaroli, ma a sua volta c'è qualcuno che ti ha definito satanista o ha definito satanista il gruppo Terra Magic, perché è scritto Magic K con la K in buona sostanza. Allora, questo discorso io voglio farlo molto tranquillamente, quindi satanisti, massonerie e tutte queste varie cose qui, insomma. Francamente, tutti i simbolismi che si possono utilizzare a me interessano, ma fino a un certo punto.
Ho studiato i simbolismi per tanto tempo, metodi di riconoscimento di vari gruppi, eccetera. Me ne sono interessato, ma a un certo punto sono arrivato alla conclusione che non mi interessa più questo argomento, Ezio. Quindi, di sicuro, se qualcuno ti ha definito satanista e quindi poi scherzosamente Simone ti ha inviato una pizza per satanisti, una pizza per satanisti tagliata a stella, insomma, a 5 punte. Allora io devo dire una cosa. Prima di tutto, visto che abbiamo dormito nella stessa casa, non ho ricevuto macumbe da te, quindi questo lo posso testimoniare. Non sei, magari sarai satanista, ma di sicuro non fai macumbe. Questo è il primo punto, sicuro, il primo punto certo. Seconda cosa, mettiamo pure che tu sia satanista, va bene? Anche se ci siamo visti, ci siamo conosciuti, non mi hai fatto nulla di negativo, anzi tanto di positivo. Dicono che il gruppo Terra Magica è satanista. Poniamo che sia satanista per un attimo. Allora io dico, il gruppo satanista di Terra Magic, secondo chi lo definisce satanista, ha fatto questo esperimento, ha promosso questo esperimento affinché tutti potessimo vedere qual è la visuale dall'alto a 35, quasi 36 km di altezza, no? Che siamo a 3 volte e mezza l'altezza di crociera degli aerei intercontinentali. Siamo arrivati con questo lancio. Allora, quindi siamo arrivati a quasi al doppio dell'altezza de cui arriva, cui arrivava il Concorde. Ecco, ad altezze maggiori cui arrivano i caccia militari. Allora, a questo punto io dico, satanisti, prima di tutto Satana non l'ho mai visto. Si può obiettare, ah beh, Satana vuole proprio questo, che tu lo consideri inesistente, solo così può agire, questa è un'obiezione. Bene, i fatti sono che Satana non si è mai visto dalle mie parti, tantomeno Lucifero, il fratello gemello. Ora, possono pure esistere, ma di certo noi non ne riscontriamo la presenza, così come può esistere anche Dio, il creatore, ma noi non ne riscontriamo la presenza, direttamente parliamo, eh? Poi, sulla presenza indiretta, sugli indizi sull'esistenza indiretta sia di Dio che di Lucifero che di Satana, li differenzio perché diciamo, se si va a leggere un pochettino, un po' di libri di esoterismo, li differenziano. Allora, a questo punto, il gruppo Terra Magic ha promosso questo esperimento. Dove sono gli esperimenti che sono stati promossi dalle altre associazioni o gruppi o persone che seguono il non satanismo? Perché insomma, poniamo che sia satanista a sto punto. Dove sono gli esperimenti? Allora, io mi ricordo che quando leggevo il Vangelo c'era scritto che Cristo diceva. Cristo non è detto che sia mai esistito, però insomma noi lo prendiamo nelle note positive che ci sono a livello etico, possiamo dire. Sicuramente il libro del Vangelo dà degli spunti importantissimi, sia che sia esistito Cristo, sia che non sia esistito. Allora, io dico, i cristiani, dove sono che fanno il primo lancio del pallone per fare l'esperimento e vedere la forma della Terra e verificare quel che viene detto nella Bibbia? Perché nella Bibbia viene detta una cosa differente, non si parla di una Terra, creata dal Big Bang, ma si tratta di una Terra creata e quindi di una Terra piatta, come si evince e come ha spiegato anche Galuppini. Visto che lui ha cercato i diversi riscontri nella Bibbia. Allora, io dico, com'è possibile allora? I satanisti fanno gli esperimenti per cercare di portare chiarezza
nelle persone per visione diretta, per esperimento diretto, ma gli altri che sono cristiani o cattolici o altro, insomma, non fanno questi esperimenti. Il primo esperimento allora viene fatto dai satanisti, dico io. Allora, a questo punto io dico: ma non è che niente niente questo appellare satanisti gli altri significa volere in qualche modo bollarli per delegittimare quello che stanno facendo? Perché i fatti parlano chiaro a questo punto. Come diceva Cristo, bisogna guardare alle azioni delle persone, non tanto a quello che dicono, ma a quello che fanno. Poi, e quello che è stato fatto è chiaro. Il gruppo Terra Magic, io mi sono associato a fare questo progetto perché in pratica le azioni erano quello di lanciare il pallone sperimentalmente. Ecco, Ezio, volevo chiarire questo punto perché, insomma, per dare anche uno spunto a cercare di capire che il dare del satanista o il parlare di Satana poi alla fine lascia il tempo che trova. Cioè, se Satana in persona venisse, si presentasse oggi, mi dice: buongiorno, piacere, Agostino, sono Satana. E io gli dico: buonasera, signor Satana. Poi mi propone: guarda, io in quanto Satana sto organizzando un viaggio in Antartide. Insieme al mio compagno Lucifero, insomma, abbiamo un terzo posto. Se tu vuoi venire con noi, insomma, ti possiamo fare vedere dove stanno i confini del mondo, ecco, come si dice nella Bibbia. E io gli direi: senta, signor Satana, mi dia il tempo di prepararmi, insomma, la valigia con un po' di frutta, che le mele resistono tanto, qualche vestito, qualche asciugamano. E vediamo, insomma, vedo anche di imbarcarmi pure io. Questo è quello che gli risponderei, perché allora questo diavolo allora non è così brutto come lo si dipinge, come dice il proverbio, no? Perché se il diavolo ti dà la possibilità di verificare le cose come stanno, è il Dio, che poi nella Bibbia è un Dio vendicativo anche, non ti dà la possibilità di verificare queste cose. E quando io ho invitato le autorità religiose alla conferenza di Palermo per verificare la forma della Terra, non si sono presentati. Spero che si presentino in futuro, ma il cardinale che ho invitato non si è presentato. A sto punto che cosa devo dire io? Che le cose sono all'inverso, che il mondo è al contrario? Cioè che i buoni sono cattivi e i cattivi sono buoni, per dirla in maniera molto semplificata, buoni nel senso che vogliono sperimentare, intendo io, nel senso della bontà nella ricerca, non buoni in altri sensi, intendo, ovviamente. Naturalmente, Ezio, se io andassi in Antartide con Satana, non ci sarebbe bisogno di tute termiche, perché lui arde di fuoco proprio, insomma, come si dice nella Geenna o Geenna, come la chiamano. Sì, staremo a caldo con Satana, no, no, scherzi a parte, no, no, no. Cioè, tengo invece a ribadire che non sono satanista, del gruppo Terra Magic non è satanista, sebbene nella locandina, nell'immagine copertina o anche nel nome ci siano simbolismi legati sia alla geometria sacra che alla numerologia. Satana è un personaggio della Bibbia, quindi un personaggio legato alla Bibbia cattolica più che altro poi, e quindi che non riguarda il gruppo Terra Magic. Quindi ci danno dei satanisti chi appunto crede, ha una consapevolezza legata alla Bibbia. Quindi naturalmente se hai una consapevolezza legata alla Bibbia, per lo più alla Bibbia di Topolino, perché questi pseudo bibbiaroli, pseudo studiosi che non si prendono nemmeno la briga di andarsi a studiare la Bibbia originale, la Torah, il Vecchio Testamento ebraico, per dire. Hanno in casa quella Bibbia in versione pocket e su quella Bibbia ci costruiscono tutto il loro universo. Sarebbe come dire, questo è un discorso che avevo già fatto, sarebbe come prendere tipo un qualsiasi libro. Boh, che cavolo ne so, prendiamo un libro
bello grosso, tipo il Signore degli Anelli, e ci costruiamo tutta la nostra consapevolezza sul Signore degli Anelli. E allora vediamo i nani, diciamo quelli sono hobbit. Ma per i nani, cioè il nano non è un hobbit, il discorso è quello, è la stessa cosa. Cioè, affibbiano questi nomignoli, ma che sono legati comunque alla loro consapevolezza. Quindi tengo a ribadire che non sono satanista, e interamente nessuno è satanista, perché appunto teniamo fuori la religione dalla nostra consapevolezza. Qualsiasi forma di religione, dal nostro punto di vista, è una forma di schiavitù e soprattutto di relegare ad un'entità superiore quello che invece spetta all'uomo. E su questo volevo anche aggiungere che noi dal gruppo comunque facciamo una distinzione tra creatore e Dio, cioè il creatore o i creatori è qualcosa di fisico, il creatore è un falegname tipo Giuseppe, tipo Geppetto, no? È un qualcuno che costruisce più legato all'uomo, mentre il Dio è un'energia, è un qualcosa legato più che riguarda un po' più gli studi di Todeschini o di Tesla o di Ghina, ma non addentriamoci in questi discorsi, altrimenti non ne usciamo più, capito? Sì, leggevo anche, ascoltavo anche il fatto della K, Magic con la K, e ha un valore numerico nella numerologia che è 10, anziché Magic normale senza K che ha 9, quindi il 10 è come dire voler portare fuori la magia, cioè voler portare la magia a tutti. E noi ci rifacciamo comunque agli studi di Aleister Crowley, che comunque non, noi del gruppo Terra Magic, che non era satanista, ma che comunque tutti i bibbiaroli lo consideravano satanista, quindi mi ritrovo come dire, nella stessa situazione di Crowley, ma come Crowley me ne infischio altamente di quello che pensano le persone legate ad una consapevolezza prettamente biblica, appunto perché la religione è al di fuori del nostro gruppo, quindi siamo studiosi, abbiamo studiato la geometria sacra, abbiamo studiato la numerologia, continuiamo gli studi e soprattutto cerchiamo di portare lo studio ad una sperimentazione fisica, quindi unire lo studio a esperimenti empirici. Quindi, e su questo magari possiamo trovarci in linea anche su Jack Parsons, che fu anche lui discepolo di Crowley, che fu colui che poi diede il via alla NASA, no? Quindi colui che per prima cercò di capire cosa ci fosse sopra, quindi il primo a creare un combustibile in grado di lanciare i razzi a una quota più elevata. E poi guarda caso, da lì nacque la NASA. Vabbè, ma non addentriamoci in questi discorsi qua. Comunque tengo a ribadire che appunto non siamo satanisti e non ci riconosciamo nemmeno in questo nomignolo, in questo nome qui, in queste provocazioni, appunto, perché Satana è comunque un personaggio della Bibbia. Bene, Ezio. Allora, voglio dire l'ultima cosa riguardo a questo argomento e concludiamo per evitare di dilungarci. Ma Dio stesso, se consideriamo quel che viene detto nella Bibbia, è satanista, perché tutto il creato è stato creato da Dio. E se tutto il creato è stato creato da Dio, compresi gli uomini, Lucifero, Satana, eccetera, eccetera, e perfino la bestia 666 sarebbe stata creata da Dio, perché Dio è il creatore di tutto, del cielo, della terra, delle acque, del firmamento, eccetera, eccetera, allora Dio ha creato Satana, tanto è vero che Dio
nel libro di Giobbe dialoga con Satana. Gli dice che può andare tranquillamente a tormentare Giobbe. Quindi se ci parla Dio con Satana, perché non ci dovrei parlare pure io? Dio non ha paura di Satana, tranquillamente ci discute, gli dà delle direttive, gli dice: mi raccomando, fai questo a Giobbe, ma non gli togliere la vita. Quindi, cioè, più satanista di Dio, che è il creatore di Satana, io non ne ritrovo, se proprio vogliamo fare un ragionamento. Sono cose che non ho mai detto, mi sono sempre tenuto per me questi ragionamenti, perché potevano dare luogo a fraintendimenti, ma visto che abbiamo chiarito queste posizioni in questo caso, non vedo un momento migliore per poter dire queste riflessioni che ho fatto negli anni, da quando studiavo la Bibbia, ai tempi, insomma, in lungo e in largo. Allora, Ezio, intanto ti ringrazio, e anche io ti ringrazio per aver organizzato questo esperimento interessante, insomma, qui abbiamo contribuito tutti. Io ho fatto la mia parte, insomma, settando tutte le apparecchiature elettroniche, facendo i collegamenti, eccetera, sul momento. Insomma, anche io, come ti dicevo, ho avuto un'impressione molto positiva di te, avendoti incontrato direttamente adesso. Niente, adesso ti saluto, saluto te e le persone che ci ascolteranno. Insomma, uso il saluto che usava Galuppini: buona terra piatta a tutti, se me lo consenti. Allora, Agostino, questo se vuoi lo puoi tenere oppure puoi anche registrare o puoi anche cancellarlo e concludere con il tuo audio, onde evitare appunto di allungarci troppo. Il discorso che facevi te è un discorso che abbiamo affrontato anche quella sera lì con Jimmy Cerquetella. Al principio di tutto, il creatore di tutto è sempre l'uomo, perché te immagina se. Tipo il film, non so se ti ricordi, vi ricordate il film con Renato Pozzetto, quando lui da ricco sperimenta il fatto di ritornare a essere povero quindi ricomincia a lavorare nella fabbrica da ultima ruota del carro, nella fabbrica di sua stessa proprietà. Ed è la stessa cosa dell'uomo. Te immagina se tu avessi la consapevolezza di essere un miliardario che senso avrebbe andare a lavorare per il pane, per comprare il pane, cioè tu saresti miliardario, e invece questa realtà è stata proprio progettata perché noi dovessimo sperimentare la passione, quindi la fatica fisica, la gioia, il dolore, l'amore, la morte anche. Quindi da uno stato di pace assoluta, dal pleroma, no? Se vogliamo usare il simbolismo diciamo il creazionismo gnostico, dal pleroma a un certo punto l'uno si è rotto i coglioni, si è stancato di questa pace assoluta, di essere ovunque, in qualsiasi tempo, in qualsiasi posto, senza spazio, cioè ovunque, e quindi ha detto sperimentiamo la materia. E dal numero 777, che è il numero perfetto dell'uomo, i sette pianeti, le sette note, sette colori, si è scesi ad una dimensione più grave, quindi il 666, nella bestia. Quindi la bestia cos'è? Il corpo dell'uomo che sperimenta la passione. E a difesa di questo ci abbiamo messo gli arconti, che sono comunque creazioni dell'uomo, di Geppetto, di Giuseppe, appunto, i falegnami, l'uomo che ha messo a protezione dei confini questi arconti, che sono le famose famiglie al potere, che si tramandano la loro origine, al contrario dell'uomo che poi dimentica, loro conservano il ricordo, quindi sanno chi sono, soprattutto sanno chi siamo. Per questo loro hanno il compito di tenerci legati a questa realtà e quindi di proteggere appunto i confini e proteggere questa prigione.
Per questo loro odiano e amano l'uomo, lo odiano perché noi alla fine di questa esperienza ritorniamo al pleroma, oppure magari decidiamo di ripeterla, mentre loro sono costretti a restare inchiodati a questa realtà fisica. Per questo dico, invece di puntare il dito sull'esterno, su gridare i poteri forti, i massoni, i satanisti, tutte. E dovremmo in un certo senso fare molta introspezione, guardare dentro di noi e imparare a capire chi siamo davvero. E è solo una volta che capiamo chi siamo davvero, dopo un'attenta introspezione, dovremmo davvero poi fare quello che vogliamo. Quindi fai ciò che vuoi, questa è tutta la legge. Quindi concludo con questo. Ciao Agostino, ciao a tutti. Bene ragazzi, siamo su un mappamondo enorme, ok? Questo per farvi capire come funziona una lente GoPro fisheye quando si lanciano i palloni in aria. Allora, il pallone sale, ok? Però passa da due inquadrature, questa ed eccola qua. Questa qua è la reale Posizione e forma della terra. però se oscilla il pallone può diventare concava, convessa come vi ho fatto vedere prima, così E dare l'impressione che stiamo su che un globo. se io facessi lo scrisce del fotogramma del mondo a una quota così, ecco a voi la curvatura, però quando è in posizione perpendicolare vi firma l'orizzonte esattamente com'è. E questa è la IS che viene avanti sui mondi. Con la curvatura. Con la curvatura. Questa è la IS che fotografa l'Italia sul mappamondo. Per questo la vediamo così grande con la curvatura. Però la realtà è questa e vi assicuro che questo pianale è dritto, quindi vuol dire come avviene così, avviene in quota, basta inclinare telecamera, il pallone oscillando fa questo gioco qua. Loro cosa fanno? Lo screen del fotogramma ed eccolo qua, la curvatura O anche il ragazzi. filmato Ho il direttamente. filmato, vedete com'è? Girano ad alta quota con un aereo. Salgono su un aereo, girano ad alta quota e vi fanno vedere quello che voi interpretate come un globo. Questa è la vostra IS che fa il giro sopra i continenti. Quindi, tornando al discorso, quando sale il pallone dal movimento oscilla, si muove così e così. Però quando è in perpendicolare vi filma esattamente la realtà com'è. E la realtà, ragazzi, è piatto e non ci sono cazzi, ragazzi. Yo! Questo è un coffee time speciale. Tra semi e dana, E vai! ok? Bella raga! Vi facciamo vedere ancora la palla, ok? Eccola qua la palla. Questa macchina è un continente. Qual è la macchia, dicevi? Questa. Quella è un continente, esatto. Extra, Facciamo extraterrestre. vedere ancora la ISS quando si muove. Eccola qui, guardatela, che bella curvatura, però la realtà è questa. Yo! Bene ragazzi, alla prossima! Pronto? Alex, ciao. Ciao Agostino. Come va? Tutto bene, grande. Tu come stai? Da un po' che non ci sentiamo. Sto bene che sono tornato dal viaggio del lancio della sonda che abbiamo fatto, insomma, vicino Ancona. Ottimo, ottimo. Allora mi stavo riposando, stavo stampando dei record di sonno pure adesso, insomma. Per recuperare. Perfetto, grande, grande Agostino, t'ho visto nel video. Il video dici quello di Piero Furatillo? Sì, esatto, la diretta live che ho postato nel gruppo mentre lanciavate Augusta, veramente bello.
Grandi, veramente. Attendo con ansia il video che farete, editerete fra qualche giorno, veramente. Tutti noi lo stiamo aspettando. Sì, è stata una cosa importante questa da fare, quindi è stato Ezio, come dire, il promotore, Ezio Posto, il promotore di questo lancio, che conosci bene, insomma, che è l'amministratore del gruppo Terra Magica, quindi sono sorti dei malintesi, ecco, durante l'organizzazione di questo lancio, di questo esperimento, è meglio chiamarlo Alex, perché è un esperimento quello che è stato. Allora, riguardo a questa cosa qua, diciamo che si sa che non ha partecipato il gruppo Flat Earth Terza Italia, no? Cioè il gruppo di Sì. cui sei tu amministratore insieme a Dana e altri. Ok. Quindi, in particolare, siccome ci sono stati dei malumori riguardo a questa cosa qui, che ci sono 40 persone, forse anche di più, 40 persone nel gruppo, quello che ha organizzato il lancio. 40 quelli nel gruppo, credo i partecipanti fossero, c'era chi diceva intorno a un centinaio, quelli che hanno contribuito, ma non ne sono sicuro di questa cosa al momento. Comunque, Alex, in buona sostanza, molte persone si sono poste il dubbio sul perché, ad esempio, tu non abbia voluto partecipare in questo frangente all'organizzazione. Io, conoscendoti, so bene che tu avrai avuto le tue motivazioni valide in questo momento e che di sicuro non era perché non condividevi lo spirito che c'era nel fare questo esperimento, lo spirito sperimentale, direi io in questo caso. Ma certamente, Quindi certamente. ritengo importante adesso girare a te questa domanda, Alex, proprio per chiarezza, affinché tu possa avere, come dire, la possibilità di rispondere a questo legittimo interrogativo che hanno avuto tante persone, eh? Sì, va bene, cercherò. Penso che non sia importante perché comunque ognuno agisce sempre secondo coscienza, quindi le persone poi avranno modo di conoscerti ed è sempre meglio conoscere le persone che sentire dire rispetto ad altre persone, io la penso in questo modo. Però rispetto alla domanda che mi hai fatto, quest'inverno ho sentito che stavano organizzando questo lancio di pallone. Io come al solito stavo creando dei video, organizzando, pianificando con altra gente e mi contattò Ezio Porto chiedendo che voleva mi chiedeva di partecipare e avrebbe chiesto mi sembra 10 euro per questa cosa. Io inizialmente ho detto, cavoli, bella cosa, però tendenzialmente nel gruppo noi non chiediamo mai soldi così, non creiamo mai delle donazioni, proprio se vuoi un giorno magari te la spiego il motivo per il quale non faccio questa cosa. E mi ricordo, se non sbaglio, al massimo contatta individualmente le persone e ti auguro che vada bene, poi quando lancerete il pallone condividerò i vostri risultati. Poi lì non ci siamo più sentiti, capisci? Ma non è che non capisco qual è, cioè, tanti noi abbiamo progetti e facciamo cose, ok? Non è che possiamo per forza farli tutti insieme. Poi una volta che un flat earth, un ricercatore fa un video o fa una bella ricerca, gli altri poi la condividono, cioè, non è che io partecipi a tutte le misurazioni che fa sulla curvatura Alex P, o quando, però io condivido i suoi lavori, così come fa Dino Tinelli, o come organizzo e condivido video di gente americana, collaboro, condivido molti lavori di Rolanducci, però non è che sono lì fisicamente. Io, cioè, non capisco il problema, cioè in quel momento io stavo facendo altro e siccome sono una persona sincera gli ho detto ad Ezio, guarda, non mi va di chiedere soldi alle persone perché poi dovesse andare male qualcosa, siccome non la sto curando io personalmente, preferisco al massimo chiedere dei soldi quando io come gruppo lancerò dei palloni, allora mi metterò io in prima persona a chiedere, magari a fare un post, ma siccome la organizzava lui nel suo gruppo, gli ho detto, guarda, tu contatta anche le persone del gruppo se qualcuno vuole partecipare, infatti molti del gruppo Flat Earth ha partecipato
anche economicamente a questo lancio, quindi va benissimo. Ah, questo non lo sapevo, che altre sì, persone ci sono, perché giustamente molte persone sono sia nel mio gruppo sia nel gruppo di Ezio, no? Sì. Cioè, lo so, però c'è il rispetto reciproco e so che molti hanno partecipato. Poi se io attivamente non ho organizzato, non ho preso parte perché stavo facendo mille cose, perché in quel momento ero pieno, ho anche una vita, non è che sono un avatar che vive su Facebook, in quel momento magari stavo creando altre cose e gli ho dato magari, può sembrare brutta sta cosa perché dici dovevamo farlo tutti insieme, però non c'è problema, perché poi loro hanno fatto un ottimo lavoro. Io appena ho visto le immagini, quelle poche immagini, il video che ha fatto Furatillo in live, l'ho subito condiviso nel gruppo per far vedere che cosa stavate facendo, cioè mi ero già dimenticato di questa cosa qua, se non... Cioè, poi me l'avete fatta presente voi, ma io me l'ero già dimenticata di sta cosa di quest'inverno, che io non ho partecipato, ho dato l'ok, non ho messo le 10 euro, va bene. Sì. Però me l'avevo già dimenticata, perché poi per me importante era il prodotto finale, perché quando un ricercatore fa una ricerca del genere, indipendentemente dai vari screzi tra i gruppi che ci stanno, si fa testuggine come romani e si condivide il lavoro ottimo che hanno fatto quelli di Terra Magica ed Ezio Porto, che evidentemente si è fatto un mazzo per organizzare, fare, e quindi va tutta la mia stima. Ma io mi ero già dimenticato del fatto che non ho partecipato, io non capisco qual è il problema. Sì, non ho partecipato, ma ho partecipato ad altre cose e farò altre cose. Però capisci, cioè, non è che stavo denigrando, cioè non sono la persona che dice non partecipo al progetto e quindi non condivido i video, remo contro. Io sono una persona totalmente all'opposto, cioè l'ego e tutte queste supercazzole qua, guarda, me le metto in tasca. Se dobbiamo essere belli uniti a fare breccia nel sistema, dobbiamo essere uniti quando c'è bisogno di essere uniti, però allo stesso tempo anche suddivisi in tanti gruppi con varie metodologie di metodo, di ricerca e di filosofia, perché fare il gruppone tutto insieme, qua magari ti rispondo a una domanda che mi farei più avanti, dimmi pure. È controproducente, perché comunque noi dobbiamo fare come i Vietcong, esattamente come hanno vinto la guerra contro gli americani, non è che hanno fatto un gruppo unico, erano tanti singoli gruppi, ognuno si muoveva dentro le paludi con le cannucce di bambù per respirare, gli altri stavano nascosti nelle ciotole di riso, ma al momento del bisogno venivano fuori e sparavano nel culo agli Yankee, li hanno mandati via, ma proprio perché erano tanti gruppi. Quindi questo metodo che stiamo attuando da questi anni in Italia va benissimo, non è vero che siamo disuniti, noi siamo disuniti apparentemente per il sistema, perché è più facile al sistema di colpire un solo gruppo perché riesce a mirarlo meglio, hai capito? Invece se fossimo tanti gruppi però comunque uniti dalla stessa fine, ok, quello di fare breccia, siamo tante piccole gocce che comunque battono tutti nello stesso punto, quindi va bene Ezio Porto con Terra Magic, va bene Alex col gruppo con Dana, va bene Dino Tinelli da una parte, va bene Agostino da una parte, vanno bene le live di Furatillo dall'altra. Comunque sia, il vettore è quello, aprire un attimo breccia in questo sistema di menzogna, hai capito? E va bene così, capisci? Sì. Questo è importantissimo. Quindi io quando ho visto il video che avete fatto, porca miseria, ho detto ma che bravi, veramente, grandiosi, alla fine l'hanno fatto. È ovvio che dentro di me ho detto, guarda te però, cioè, poi ci sta, avrei potuto anche partecipare, perché però quello è un conto che... cioè, è un pensiero che faccio io secondo la mia coscienza, no? Perché poi ho visto e ho detto guarda che babbo, vabbè, è un'esperienza che mi può servire in futuro, no? La prossima volta magari collaboreremo di più, però io non farei tanto casino attorno a sta cosa, perché le persone che mi conoscono sanno che persona sono, le persone che non mi conoscono e si fanno un'idea rispetto a quello che gli dicono altre persone avranno poi il tempo e modo di conoscermi. Io non... ho fatto tutto secondo coscienza, in quel momento non me la sentivo di chiedere soldi al gruppo perché era un progetto che non partiva da me, quindi non sapevo, io voglio fare le cose fatte bene, non mi andava di chiedere soldi ai membri del gruppo di un progetto organizzato da altri, però comunque so che molti del gruppo poi hanno partecipato. Cioè io so che ci sono persone che erano lì nelle Marche, ma sono anche nel mio gruppo così, e quindi c'è ecco, una cosa, voglio dire una cosa a tale proposito, e mi ricordo che quando prima di fare il lancio, un po' di tempo prima, qualche settimana prima,
Forse per questo tu mi avevi chiesto delle informazioni su quando sarà, come, chi bisogna contattare, perché mi dicevi che dovevi dare queste informazioni a queste persone che te le avevano chieste, che volevano partecipare pure al lancio. Ora mi ricordo questa cosa. Bravo, esattamente, perché poi io mi sono dimenticato di questo lancio, no? Dopo che io e Ezio poi non ci siamo più sentiti, no? E è andato avanti evidentemente il progetto e molta gente del gruppo mi chiedeva a me del pallone e io dicevo guardate, sì, non lo sto curando io so che lo sta facendo Ezio Porto a di Terra Magi, comunque provo a informarmi e ti chiedevo un po' delle informazioni perché giustamente, sì, i membri del gruppo mi chiedevano, quindi non è che c'è stata una separazione, magari, sì, io personalmente Alex e Miase non ho preso parte, però vabbè, non è che devo essere sempre presente in ogni dove, assolutamente, cioè, assolutamente. L'importante è che poi con i risultati poi infatti cosa ho fatto io? Ho condiviso, ho diffuso subito e diffonderò ancora e cercherò di dare una mano magari nella realizzazione del video se viene accettata, per esempio, e qua apro una parentesi, non voglio dire cose, lasciamo perdere, cioè voglio dire adesso io non so il video quando lo manderanno in onda, però io, so che dico una cosa prima io, allora vai. Io ritengo sia importante dire una cosa. Nel momento in cui tu mi hai segnalato un video che riguarda la GoPro, l'obiettivo GoPro, allora, nel momento in cui mi hai segnalato sto video, tu hai detto chiaramente, guarda, forniscilo per affinché sia inserito nel, possibilmente, se ritenuto utile, sia inserito nel documentario che farete, nei video che farete, anche io potrei inserirlo tranquillamente nel mio video, in quello che stiamo facendo adesso. E chiaramente me lo hai dato così, nel senso di dire va bene pure insomma che sia condiviso, non importa che tu dica che ti ho segnalato io questo video qua importante, no? Però secondo me è giusto anche dire che mi hai segnalato tu questo video, perché io penso che bisogna riconoscere, come dire, i meriti. Ho capito cosa stai dicendo. Sì, infatti io l'hai visto, mi sono dimenticato di tutte queste piccole polemiche e ho subito pensato, bene, stanno realizzando il video di Augusta. Fondamentale perché esca perfetto al 100%, che i primi 5 minuti nel video che loro manderanno faranno vedere il funzionamento delle lenti fisheye, perché molte persone non sanno come funzionano e soprattutto perché i debunker dovrebbero rimettersi le mani in tasca prima di digitare, cioè devono fare un video perfetto. Allora la prima cosa che ho pensato è li aiuto, gli do la possibilità di usare un mio video di qualche anno fa fatto con Dana dove spiego il funzionamento della GoPro con sotto la narrazione, quindi si troverebbero già il lavoro fatto, poi è chiaro, togliete il logo, mettete Terra Magic, mettete quello che volete, non è un problema quello ragazzi, il problema è fare breccia ed è la causa quello che è importante, quindi io capisci che persona sono, mi sono dimenticato di tutto e ho subito ma io lo so, ma Alex io lo so ed è per questo che io ti sto dando questa possibilità di rispondere a sta cosa, perché io ti conosco bene, ci conosciamo da anni, per cui se altre persone hanno dei dubbi su questa cosa, cioè è bene che tu avessi la possibilità anche di rispondere, perché altrimenti se uno non parla e non spiega la condanna diventa più facile di una persona, pure che è in buona fede, pure che ha fatto il bene per tutti, no? Ecco, allora io dico questa cosa, ma figurati, è doverosa questa cosa. Allora non è fondamentale, perché comunque ti ripeto, adesso non voglio essere provocatorio, ma le persone devono anche conoscerti. Se si limitano a dare un giudizio di una persona che non conoscono, non è più un problema mio, capito? Quindi penso che le persone, proprio perché sono ricercatori, debbano andare anche in profondità nel conoscere le persone e non fermarsi alle voci di corridoio, cioè anche questo fa parte di chi pensa di essere un po' risvegliato, cioè va oltre, no, quello che gli viene detto, se no crediamo a tutto quello che ci dice la NASA e mainstream senza verificare. Se ti raccontano una cosa su una determinata persona, dici ok, ne prendo atto, però poi conoscerò la persona più avanti. Però non è un problema quello, perché quando ti muovi secondo coscienza non devi aver paura di niente, Agostino. Ecco, quindi certamente. Per quello che per me non era neanche indispensabile dire queste cose. Però ma io lo faccio perché per portare chiarezza, perché giustamente va io bene. Posso dire, vabbè, ognuno pensi come vuole, ma siccome penso che in questo gruppo ci sono più di 40 persone, c'è chi mi diceva 60 o 100 addirittura, quelli che si sono avvicinati e hanno partecipato, non so il numero preciso ancora, io non lo sa Ezio che ha organizzato,
Ok. Allora io voglio portare insomma questo contributo di chiarezza in maniera okay. tale in maniera tale di che serenità. Esatto, bravo, non perché noi dobbiamo fare in modo che gli altri debbano credere ciò che diciamo, ma almeno facciamo la nostra parte, poi ognuno la pensi come vuole, chiaramente a libertà di pensiero. Ottimo. Ora, riguardo a questo discorso del video, mi avevi fornito tu il video e chiaramente se i tecnici riterranno di spiegarlo in maniera differente potranno mettere la loro narrazione, come mi hai detto tu. Cioè io ho apprezzato tantissimo sta cosa che tu mi hai detto, togliete pure insomma anche la mia spiegazione, la narrazione la possono fare anche i tecnici del gruppo ATI, ovviamente questo non lo stabiliranno loro. Anche se hanno un video fatto meglio del mio, ma meglio ancora, il mio lancio era farti capire a grandi linee dove andare a parare. Poi se togliete il mio video o il nostro video e ne fate uno identico che spiega, ma va bene, l'importante è quello, è quello certo. L'importante, Agostino. Assolutamente. Perché è importante? Perché è importante? E fammi aprire 10 secondi. Vai. La lente fisheye ha 3 inquadrature, una concava se inclinata verso il basso, una convessa se inclinata verso l'alto. Ma la GoPro, se posizionata perpendicolare al terreno, filma la realtà così com'è. E lo puoi provare filmando il tuo tavolo della cucina, piatto, rigorosamente piatto, perché non penso che tu mangi sopra una sfera. Se inclini, vedete che il tavolo si inclina concavo o converso, ma se mettete la GoPro in modo orizzontale, il tavolo te lo filma per quello che è, ovvero piatto. Se il tavolo era curvo, te lo filmava curvo. Cioè, si riesce a capire questa cosa? Sì, certamente. Quindi, certamente. Questa dinamica avviene esattamente in quota. Quando oscilla la GoPro e il pallone, passerà da concavo a converso. Cos'è che fanno loro? Fanno lo screenshot del fotogramma quando è curvo, no? Grazie al cazzo, no? Però quando la lente però si posiziona in posizione perpendicolare perché non c'è vento, ti filma l'orizzonte per com'è. E se l'orizzonte è curvo perché la Terra è a globo, ti filma l'orizzonte curvo. Se invece è un piano, ti filma il piano. Questo lo deve capire la gente, Agostino, è fondamentale, perché poi loro già so che domande possono fare, ok? La GoPro non è il diavolo, la GoPro è il diavolo se oscilla, ma se riesce a stare in modo perpendicolare, filma la realtà così com'è. E durante il viaggio e il pallone, la salita del pallone, ci sono dei momenti dove l'inquadratura passerà da concava a convessa, anche se non ho visto il video. C'è un momento in cui passa in posizione centrale e lì l'orizzonte, io non ho ancora visto il video, è piatto e sta filmando la realtà. Quindi non è neanche necessaria la lente grandangolare che non distorce, ok? Meglio averla, ma anche con una GoPro ti può dimostrare la realtà in determinate situazioni. Tutto qui. Secondo me, 3 minuti prima del video che farete, o il video mio o il video vostro, dovete fare un po' di scuola rispetto alla fisheye. Solo quello mi premeva dirvi. Tutto il resto io non mi occupo più di niente. Cioè, era quello che mi premeva a farti passare. Molto bene. E siccome tu su questa cosa già ci avevi messo mano tempo fa, allora io ho ritenuto di girare questo lavoro fatto, poi se vorranno, chi vorrà dare la spiegazione dei tecnici potrà utilizzare semplicemente le immagini e dare una spiegazione se ritengono di poterla dare migliore, per carità la diano migliore su questo argomento qui. Comunque chiaro. C'è anche un altro discorso da fare sulla fisheye in aggiunta a quel che viene detto, che hai detto in questa spiegazione di queste immagini, di questo video. Sì. Le deformazioni del GoPro praticamente sono di diverso tipo, ci sono diverse funzioni deformanti, nel senso di funzioni matematiche tridimensionali, per cui c'è la deformazione a barile, che è una di quelle insomma che viene utilizzata, ma ce ne sono anche altre, cioè dove la linea di deformazione potrebbe non essere quella orizzontale e verticale, nel senso della centratura, lasciamelo dire, centratura centrale, in questo caso con una croce, e quindi da questo punto di vista, se quella lente non è di quel tipo, ovviamente pure se tu la vai a centrare al centro, non ti darà l'immagine realistica,
tutto dipende dalla funzione di deformazione della lente stessa quando è stata costruita. Allora, a questo punto devo aggiungere una cosa io, e la cosa da aggiungere è che in mancanza di questa funzione deformante noi possiamo anche dire che la lente deformante fisheye praticamente l'informazione che ci dà è che la Terra sia concava, piatta e convessa, ce li dà tutti e tre. Quindi sì. A questo punto noi diciamo, va bene, possiamo pure dire che non è piatta la Terra, prendiamo le telecamere dove noi vediamo l'orizzonte piatto, sì. Oppure e le mettiamo da parte, oppure le schiacciamo quelle telecamere, ok? Sì. Non le teniamo in considerazione. Guardiamo solamente a quello che viene detto con la GoPro, che è quella che utilizzano secondo noi quelle della NASA e degli enti spaziali, dell'ente spaziale europeo. Guardiamo solo quella. Qui noi stiamo mostrando i filmati di una GoPro che ci fa vedere la Terra in tutti e tre i modi, quindi sia sferica, sia piatta e sia convessa, come diceva Dharma sì. a suo tempo, no? Sì. Che lei faceva l'ipotesi di terra concava, scusami, terra concava. Ecco. Sì. Quindi, com'è la Terra? In tutti e tre i modi, allora? Sì, sarcasticamente te la puoi anche giocare così, però, certo. Però rispetto al discorso che facevo prima, è vero che fa tre inquadrature, ma due sono distorte e ce n'è una che lo puoi fare, cioè quando tu filmi il tuo tavolo da cucina non ci sono cavoli e posizioni la GoPro perpendicolare al tuo pavimento, il tuo tavolo è dritto, poi lo inclini diventa concavo e poi convesso, quindi hai tre immagini. Di queste tre immagini, secondo te, qual è quella reale? Qual è quella qual è? Reale? Ognuno, ognuno, Alex. però tu c'hai il tavolo davanti ai tuoi occhi, lo vedi che è dritto, certo. E quindi sai che la posizione perpendicolare ti filma la realtà. E lì non si scappa, ragazzi. Certo, non si scappa. Assolutamente. Però vabbè, ho capito il tuo discorso sarcastico e tu dici, cazzo, non è che non è né piatta, allora è concava, allora è sferica. Pensi un po' voi, capisco il tuo discorso e ci sta, però... volendo c'è una spiegazione anche, perché lo puoi provare adesso in camera tua con una GoPro filmando un muretto piatto, e ci sono tre inquadrature, due fittizie e una reale. La stessa cosa riportala a 40 km e fai finta di avere non un tavolo da cucina ma un tavolo di vita, che è il nostro piano, e lì quando è piatto ed è posizione perpendicolare è piatto, non ci sono cazzi. Esattamente, ma guarda Alex, questa cosa qui stava scattando delle foto nei giorni passati Danilo Ruggeri stava scattando delle foto proprio per che lui ha attualmente la GoPro che noi abbiamo utilizzato per il lancio, e lui stava scattando delle foto. Ha scattato delle foto e gli ho detto, guarda Danilo, guarda che c'è il palo della segnaletica stradale curvo. Mi fa, non me ne ero accorto. Bene, allora andiamo avanti con queste foto perché dobbiamo mostrare totalmente come funzionano queste. Faremo pure il tavolo allora, visto che tu me lo dici. Inseriremo pure il tavolo. È il tavolo perché è una prova diretta che hai davanti ai tuoi occhi, puoi verificare se è curvo, piatto o concavo. Cioè ce l'hai una controprova, capito? Sì, sì. Assolutamente, oltre al palo inseriamo pure il tavolo, oltre alla verticale anche l'orizzontale facciamo. Esatto, poi volevo dirti una cosa, ho fatto un giochetto, no? Che poi è nato per come uno scherzo, ma poi è venuto fuori un esperimento sociale. Ho preso la foto di Augusta, no? Dove a 35 km si vede il Conero, tutta la costa, ed è tutto piatto, no? E con un programmino sull'iPhone ho distorto la linea facendolo sembrare curvo, no? Porca miseria, se tu vai a vedere una foto e questa foto magari
la piazzi sotto un post di qualche astronauta dicendo guardate foto dalla ISS a 400 km, la gente ci casca, sì, questo sì, ti fa capire come noi poveri sfigati con quattro soldi e un piccolo iPhone riusciamo a trarre in inganno migliaia di persone. Prova a immaginare loro con le tecnologie, le piscine a green screen, il chroma key e tutte le tecnologie che hanno queste persone, cosa possono combinare e cosa possono farci vedere. Secondo me le foto che vediamo noi dallo spazio, dalla ISS, sono foto fatte da dei palloni ad alta quota, distorte, aggiunte poi un pannello che sembra la ISS, ma io non voglio dire che siano false, sto dicendo che creare un artefatto ci si impiega 4 secondi e la gente ci potrebbe cascare. Poi possono essere anche reali, ragazzi, ma sappiate che prenderci in giro ci impiegano 4 nanosecondi. Questo dato oggettivo, e parlo a chi è scettico verso questa teoria, questo dato oggettivo ve lo dovete mettere in tasca, perché saranno anche vere, però sappiate che volendo loro possono farti vedere qualcos'altro, ok, con semplicità estrema. Questo è fondamentale. Perfetto Alex, ed è questo proprio il motivo per cui noi abbiamo inserito nel pallone anche la telecamera GoPro, in maniera tale da fare vedere anche che la Terra con quel tipo di telecamera da quelle altezze si vede curva, nel senso sferica, si vede poi piatta e si vede poi pure concava, come una scodella, insomma, che ci possiamo mettere l'acqua dentro. A questo punto noi diciamo, qual è il fotogramma che vi ha selezionato la NASA per farvelo vedere? Questo è l'obiettivo principale, perché noi abbiamo piazzato la GoPro lassù. Non importa, bravo. Pensate pure che la Terra non è piatta, va bene, non è piatta la Terra, pensatelo pure. Ma noi vi mostriamo che la Terra si vede sferica, quindi convessa, piatta e si vede concava. Qual è Scegliete voi. Scegliete voi, secondo vostra coscienza e logica e prove empiriche, quale delle tre immagini è quella reale. Ah, bellissimo! Quindi non diciamo più che la Terra è piatta. Scelga ognuno come la Terra e se vada a comprare una telecamera grandangolare, fisheye, lo verifichi di persona come possono prendere in giro. Non diciamo che prendono in giro, perché poi si arrabbiano se gli tocchiamo la NASA, no? Che gli diciamo l'ESA. O parmitano, insomma, che è una divinità in terra per molte persone. Guardatevi, compratevi questa telecamera che è costata, quanto è costata a noi? Un centinaio d'euro sarà costato. Compratevela, fate il vostro palloncino, lanciatelo e vedete che vi dà tutte e tre le immagini. Com'è la Terra allora? In quale dei tre modi? Bravo Agostino, che poi è anche bello, sarebbe bello, ognuno sceglie quale forma, visto che non possiamo andare a verificare, secondo me è così bello che ognuno, visto che vive questa vita su questo piano, decide dove vive, no? Visto che non abbiamo delle prove certe, che problema c'è se uno pensa che è concava, sferica o piatta? È quello che io mi chiedo, cioè noi non vogliamo obbligare le persone, ci rimaniamo un po' male quando gli altri ti obbligano a una versione, a un modello che neanche loro conoscono. Quindi se per qualcuno è rotonda, ma va benissimo, però non gli dico che è un deficiente, un ignorante, uno psicotico o c'ha l'encefalogramma piatto. Cioè, sarà libero di credere dove vive o no, visto che non lo può provare o no? Sarebbe più bello se tutti ragionassimo così, sarebbe un mondo migliore, guarda. Parmitano va lassù, che mi hanno detto che è un ingegnere, e io gli dico... caro Parmitano, nel momento in cui vuoi fare un confronto, io ti dirò che tu devi dare la possibilità, tu e il tuo ente spaziale, alle persone che ci vogliono andare di poterci andare. Togliete il vincolo sul divieto a 8000 metri di altezza di fare il volo libero, toglietelo questo divieto, date delle aree libere dove si possono lanciare palloni senza permessi né niente, come abbiamo fatto noi, che abbiamo dovuto richiedere il permesso mesi prima e abbiamo dovuto pagare il dazio per poter lanciare il pallone. Immagino, infatti noi lanceremo qualcuno all'alba, ma non chiederemo tutti questi permessi, perché non esiste. Ascolta, sì. Ma soprattutto portatemi a me sulla ISS, no? È pericoloso, mi fate fare un corso accelerato in piscina, in una giostra
a 5G di velocità e mi fate salire, poi mi fate firmare un foglio dove io mi assumo tutte le responsabilità se mi dovesse succedere qualcosa, cioè se dovesse succedermi qualcosa di brutto, io ho già firmato un foglio che declina all'ESA e all'ente spaziale tutte le responsabilità e mi mandate su una volta, no? Ci vanno su sempre con, a fare le capriole, a piantare i peperoncini, i topinambur, ma mandatemi su una volta, io me ne assumo le responsabilità, esattamente come fanno con i vaccini, no? I vaccini ti dicono che fanno bene, però ti fanno firmare un foglio che se succede qualcosa a tuo figlio o a te sono cavoli tuoi, cioè questo è il paradosso. Fate finta che sia come con i vaccini, mi fate firmare un foglio e mi mandate su, ok? E ti aggiungo una cosa allora a questo punto, Alex, visto che tu hai rilanciato in questa maniera. Ai tempi della conferenza, alcuni mesi fa, quando io ho detto questa cosa, questo stesso concetto che noi condividiamo, e l'ho detto pubblicamente, e l'ho detto tramite il giornalista di Huffington Post, e lui ha pubblicato l'articolo, gli ho detto mi portassero lì, Guidoni mi portasse lì. Ha risposto Guidoni, sempre al giornalista dell'Huffington Post, poi ha pubblicato l'articolo, e io lo porterei Favari nello spazio, dice il dottor Guidoni, o professor Guidoni, mi pare sia professore universitario, non lo so, ma è lui che non vuole venire, è lui che non verrebbe, cioè capito, ha detto che io non ci andrei, io sono disponibile ad andarci. Ma porca miseria, anch'io, chiunque penso. Beh, sì. Volevo dirti una cosa, poi magari non la dilunghiamo troppo. Sì, sì, facci chiudiamo. Facci caso. Con questo lancio qua mettiamo subito a tacere subito la gente quando ti dice ma i terrapiattisti hanno mai preso l'aereo? Scusa il tono, ma è quello, no? Sì, certo. Cioè, tu ti rendi conto come il livello di curvatura lo stanno alzando sempre di più? Allora, facciamo un riepilogo. Prima dal mare, da un ponte di una nave, tu percepivi la curvatura, secondo loro. Mi ricordo 3-4 anni fa la gente che scriveva. Poi da una montagna, da un attico, dal Monte Stella a Milano e dall'aereo. Ok, sì. Adesso, dopo 2-3 anni di ricerche, abbiamo messo a tacere tutte queste cose e sappiate che né dal mare, né dal Monte Everest, né da un aereo si può vedere una curvatura, ma non perché lo dico io, perché lo dice la scienza e perché lo dice le leggi della trigonometria piana, perché basta avere un programma di AutoCAD, si danno le misure, diametro e raggio della Terra, si alza su con un pallone e si vede nel programma dove inizia la curvatura. La curvatura inizia intorno ai 20 km, ok? I palloni salgono anche di più. Addirittura adesso stanno alzando ancora di più il livello di curvatura. Ho sentito Neil deGrasse Tyson, il noto divulgatore scientifico, che ha detto ma bisogna salire a 100 km. Quando saliremo con un pallone a 100 km, la scienza sposterà l'asticella a 250 km e così via. Solo già da questa cosa la gente dovrebbe iniziare a farsi qualche domanda e soprattutto perché poi per magia hanno tolto il Concorde, che era l'unico che viaggiava a un'altezza tale che poteva far percepire qualcosa della forma della Terra. Caso strano, è esploso e non ne hanno più fatti, perché evidentemente la gente stava iniziando a farsi domande, stavano nascendo telecamere e quindi ha detto qua devono volare sotto una certa quota dove è sempre piatto. Quindi cari debunker, cari troll che scrivete sotto i siti di Repubblica e ci insultate dicendo questa fatidica frase, ma un terrapiattista non ha mai preso l'aereo? Ecco, evitate questa domanda perché state facendo la figura dei pirla, ma non perché lo dico io, perché lo dice la scienza, perché qualora fosse anche sferica la Terra, tu da un aereo non la puoi vedere, punto. Bene, Alex, non aggiungo altro io perché insomma mi pare che sei stato abbastanza chiaro, quindi la cosa importante è questo, che da questo video, da questo nostro dialogo sia venuta fuori la volontà di collaborazione e unione ideale, anche se poi a livello pratico ognuno può fare quello che ritiene. E comunque io ti dico una cosa, anche se tu hai deciso di non partecipare a questa cosa qui, dal mio punto di vista, io ti dico, mi senti che ho sentito? Ti sento, okay. Ti sento. Io dal mio punto di vista, Alex, ti dico, va benissimo pure se tu non partecipi, cioè non è che devono partecipare le persone perché io faccio una cosa bella
un esperimento e tutti devono partecipare al mio esperimento. Io ci sono stato, ho partecipato, ero presente e da presente ti dico che se tu non ti senti per un motivo o per un altro di partecipare o di spendere soldi, ha comportato una grossa spesa che io sono andato lì per fare questo esperimento personalmente. Chiaro. Quindi uno può avere il lavoro, può avere appuntamenti, impegni personali, eccetera. Tanto è vero che tanti altri che hanno pure dato la quota non hanno potuto partecipare di persona. Quindi dico, Alex in questo momento non si sente partecipare, va benissimo, l'importante è la condivisione ideale del fatto che sia stata una cosa utile, perché quando tu pensi che è stata una cosa utile, poi come hai fatto, la stai propagandando, nel senso che ritieni che è una verità da propagandare e aiuti anche in questo modo. Questi contributi, secondo me, vanno accettati in ogni caso da tutte le persone, pure se non hanno partecipato, pure se non hanno dato la quota, assolutamente, questo è il mio punto di vista. Sono d'accordo, non a caso io mi devono fermare perché voglio condividere troppe cose e gente mi dice no, aspetta un attimo, dobbiamo uscire col video, quindi addirittura io non vedo l'ora di far passare queste informazioni, capisci? Poi comunque in ogni caso, anche se usate o meno il video, ho cercato di recuperare alla fine sulla collaborazione, alla fine se ci vai a pensare, non ho partecipato attivamente all'inizio e durante, però magari... Sì. Dopo ho cercato di dare una mano, quello che vuoi, quindi sì, certo. Cioè non è che sono stato fuori, anche adesso con questa telefonata e il video che ti ho mandato è una dimostrazione che comunque se posso dare un contributo alla ricerca lo faccio volentieri, mettendo da parte quelle piccole scaramucce. In trincea si spara contro il nemico, dopo si esce dalla trincea e ci si prende a testate, ma quando bisogna far testare ragazzi bisogna stare uniti, non ci sono cavoli. Assolutamente, basta, non aggiungo nulla Alex, ti saluto, saluto te e le persone che ascolteranno questo nostro audio video, ti mando un abbraccio Alex. Va bene, ciao a tutti, siete bellissimi, vi voglio bene, ciao. Ciao.